Largo dei Fiorentini, numero 1, Fondazione Einaudi, con Oiene Afranza, economista, che ha partecipato ed è tra coloro che hanno promosso il libro di Francesco Savasta, Il processo della Banca Romana, il mistero delle assoluzioni, con la collaborazione di Caterina Zodda e Edizioni Fuoco. Buonasera Enea. Ciao, buonasera a tutti quanti. Ecco, sì, ci tenevo moltissimo a presentare il libro di Francesco perché oltre ad essere un amico ha fatto un lavoro secondo me che è degno di menzione. Un lavoro che non l'ha fatto da solo per la verità, bisogna dar merito alla moglie che l'ha assistito in questi anni per una ricerca che è una ricerca sostanzialmente giuridica e storica. Sono stati finalmente svelati i misteri della soluzione della Banca Romana. E finalmente sappiamo come è andato a finire un processo di cui si è molto discusso a livello mediatico, ne sono stati fatti molti film, ma in realtà quello che mancava era di sapere la fine. Perché come economista ho accettato di parlare di questioni storiche? Un semplice motivo, secondo me la storia può essere molto spesso maestra, nel senso che ci può dare le direttrici, le linee di tendenza che ci permettono poi di interpretare i fenomeni di oggi. Infatti, quando leggo il libro di Savasta, vengono in mente gli scandali odierni su cui si batte e le questioni sembrano veramente molto molto simili a quelle odierne. Si tratta di prestiti facili, erogati senza adeguate garanzie, si tratta sostanzialmente di prestiti erogati a favore del management, quindi per interessi personali, si tratta di fatti di occultazione di quello che è stato. E quindi di occultazione di queste malversazioni. Ecco, per questo ho accettato di essere presente qui e stare nella Fondazione Einaudi è per me di estrema soddisfazione. Grazie ancora Federica. Ringraziamo Enea Franza e invitiamo tutti i follower di 2 minuti con di Romologi Channel ad acquistare questo interessante libro che appunto è un testo che spiega molto bene la questione della Banca Romana. Grazie.